Nella fredda e scura estensione del nostro sistema solare, oltre la fascia di asteroidi, si trovano i pianeti giganti. Alcuni sono visibili a occhio nudo, altri sono stati scorti solo una volta da una sonda di passaggio. Invieremo nuovamente delle telecamere ai limiti del sistema solare, che ci daranno nuove prospettive sull'evoluzione del nostro mondo. Pioneer 10 e 11 hanno fatto il primo passaggio attraverso la fascia degli asteroidi, aprendo la strada alle importanti missioni Voyager. Queste due sonde hanno fatto il grand tour del sistema solare esterno prima di scivolare nello spazio interstellare. Giove, il primo e più grande dei pianeti esterni con il suo cielo incandescente, ha ricevuto le fuggevoli visite di altre missioni, quali Ulisse, Galileo e Cassini. Ognuna ha aggiunto un tassello al mosaico di Giove e della sua violenta atmosfera. Mi chiamo Amy Simon Miller e studio le atmosfere dei pianeti gioviani. Il tempo su Giove è limitato a uno strato sottile lassù nell'atmosfera. Quello che vediamo guardando Giove è la parte superiore delle nuvole. Una cosa che si vede nella parte meridionale della regione equatoriale sono piccole nuvole a forma di V, chiamate galloni, e volevamo capire come si muovono nell'atmosfera. Secondo noi, i galloni sono dei semplici buchi nelle nuvole, delle semplici aree nelle quali non vediamo nessuna nuvola luminosa. La missione Cassini è volata nei pressi di Giove all'inizio dell'anno 2000 e, trattandosi di un passaggio radente a corta distanza, siamo riusciti a riunire queste immagini e ricavarne dei filmati. Nell'osservare questi video abbiamo visto delle onde raspi che hanno provocato una serpentina nord-sud in una corrente a getto a sud dell'equatore. Con i nuovi filmati, invece, ci siamo concentrati sui punti caldi. Questi sono unici perché riteniamo ci sia un'onda raspi simile a quella individuata in precedenza, ma invece di un'onda raspi che si muove da nord a sud, si muove su e giù. La porzione verso il basso dell'onda spinge l'aria in giù negli strati più caldi dell'atmosfera, e questo fa sì che le nuvole incorporate nell'onda evaporino, impedendo che si formino ulteriori nubi. Perciò, in qualsiasi momento, ci sono approssimativamente dagli 8 ai 10 punti caldi nell'atmosfera di Giove, che sono distanziati abbastanza uniformemente l'uno dall'altro. Noi crediamo che ciascuna delle porzioni verso il basso di queste onde raspi corrisponda ai punti caldi che vediamo su Giove. Questa scoperta è emozionante perché ci permetterà di riesaminare i dati della sonda Galileo, nonché di comprenderli meglio e meglio integrarli nel contesto del clima e dell'atmosfera di Giove. L'ultima sonda a essere lanciata con specifico obiettivo Giove è Juno. Lanciata nel 2011, la sonda raggiungerà Giove dopo un viaggio di 5 anni. Lo scopo di Juno è studiare la struttura interna di Giove e la sua magnetosfera e aiutarci a migliorare la nostra comprensione della formazione del pianeta e dunque della storia del nostro sistema solare. Giuno ruota come un'elica e in questo caso le eliche guardano verso il Sole perché sono alimentate a energia solare. Se fai ruotare qualcosa, questa continuerà a girare. È come un giroscopio. Possiamo usare un velivolo rotante per far sì che ciascuno strumento possa osservare Giove. Dobbiamo avvicinarci molto al pianeta. Siamo in un'orbita polare, perciò con piccole modifiche del timing possiamo mappare l'intero pianeta. Possiamo ottenere strisce ripetute a diverse longitudini, mentre Giove ruota al di sotto di noi. Vuol dire che Juno potrà vedere le regioni polari in maniera molto più estesa che con altri velivoli. Ma credo che la cosa più importante sia che sarà molto vicina al pianeta come parte di quell'ellisse.
Si porterà a poche migliaia di chilometri sulla cima di queste nuvole, molto vicino all'equatore. Ci porteremo sopra i poli di Giove, così studieremo la magnetosfera in una maniera differente. La magnetosfera è la sfera di influenza del campo magnetico. Perciò un pianeta che ha un campo magnetico ha una magnetosfera. Se la sua sfera di influenza si estende oltre il pianeta nello spazio e condiziona la regione circostante. La magnetosfera di Giove è vasta. Perciò se pensate che Giove sia 10 volte più grande della Terra, la sua magnetosfera è 100 volte più grande di Giove. La sonda Juno è il velivolo ad energia solare che la NASA ha inviato più lontano. La luce solare fornisce 25 volte meno energia che sulla Terra. Dunque, richiede una tecnologia dedicata molto avanzata, con cellule solari del 50% più efficienti e più resistenti alle radiazioni di quelle al silicone. Il veicolo ospita inoltre una cupola elettronica schermata dalle radiazioni, per proteggere i componenti elettronici a bordo dalle intense e letali radiazioni dell'ambiente intorno a Giove. La sonda porta con sé un intero set di sensori, un radiometro a microonde per lo scandagliamento atmosferico e gli studi di composizione, sensori al plasma e particelle energetiche, un magnetometro vettoriale, un tester onda radioplasma e ultravioletto e un registratore di immagini a infrarossi più una telecamera a colori detta Juno Cam. Nella mitologia romana, naturalmente derivata da quella greca, Giunone era la dea moglie e sorella di Giove, e quest'ultimo diciamo che era un bel birichino assieme ai suoi amici. Distendeva un velo di nuvole attorno a sé e ai suoi amici, ma naturalmente Giunone, che era una dea potente, usava i suoi poteri per osservare attraverso le nubi e vedere la vera natura di Giove e capire che cosa stesse effettivamente facendo. Ed è esattamente questo che il veicolo Juno farà per noi. Si recherà là con speciali strumenti e userà i suoi poteri per vedere attraverso le nuvole di Giove e comprenderne la sua vera natura, su come si è formato il sistema solare e da dove proveniamo tutti. Una caratteristica nota da tempo delle tempeste di Giove è il grande punto rosso. Grande abbastanza da ingoiare la Terra, questo sistema di tempeste viene studiato sin dal XIX secolo. Al tempo misurava oltre i 41.000 chilometri sul suo asse longitudinale. Voyager 1 e 2 lo hanno misurato in oltre 23.000 chilometri e le recenti osservazioni del telescopio spaziale Hubble lo hanno misurato in soli 16.500 chilometri. Pare che il tasso di restringimento stia aumentando e probabilmente un giorno svanirà del tutto. Giuno ci aiuterà anche a confermare la teoria che Giove sia stato il primo dei pianeti del Sistema Solare a formarsi dal disco primordiale di polvere e gas, circa 4,6 miliardi di anni fa. Mi aspetterei che Giuno ci dicesse di più su come funzionano i pianeti, ovvero come fuoriesce il calore, che tipo di corrente ci sia all'interno del corpo, come si generano i campi magnetici per imparare di cosa sia fatto Giove. Impareremo una gran quantità di cose. In effetti, Giove è il pianeta più massiccio del nostro sistema solare. Noi vogliamo comprenderne il corpo per poter capire l'architettura di tutto il resto, Terra compresa. Thank you.
La missione di un anno di Giuno si concluderà con un'uscita dall'orbita tra le fiamme e una lenta discesa nell'atmosfera superiore, da dove continuerà a inviare dati scientifici fino alla completa distruzione. Forse il gioiello del Sistema Solare è Saturno, con i suoi spettacolari anelli. Tutti e quattro i pianeti esterni hanno anelli di ghiaccio e roccia, ma Saturno è il più complicato e con migliaia di riccioli il più visibile. Esistono vari gruppi di anelli classificati da A a G. Alcuni sono formati da lune guida all'interno degli anelli e da effetti di maree gravitazionali all'esterno. Eppure, alcuni buchi sono ancora inesplorati. Il veicolo attualmente vicino a Saturno è la sonda Cassini, nella sua seconda estesa missione, la missione Solstizio Cassini, che dovrebbe essere completata nel 2017. Cassini continua a osservare le tempeste a dimensione di pianeta nell'atmosfera. I grossi punti bianchi su Saturno sono quelle tempeste che eruttano una volta all'anno sul pianeta. Un anno di Saturno corrisponde a 29 anni sulla Terra. Il grande punto bianco che è apparso a dicembre 2010 inizialmente si è presentato come una piccola nuvola soffice. E vari strumenti di Cassini e anche strumenti a terra la stavano osservando. Col passare dei giorni la tempesta è andata a mano aumentando, fino a quando è stata squarciata dalla testa e dal fondo su ciascun lato, avvolgendo poi continuamente il pianeta. Non eravamo mai riusciti prima a studiare un sistema di tempeste di tale magnitudo con gli infrarossi, perciò siamo molto fortunati di avere stavolta un veicolo spaziale in orbita e strutture eccellenti a terra che ci permettono di fare registrazioni storiche di questo grande punto bianco e che ci permetteranno di compararlo con le future generazioni all'apparire del successivo. Un altro fenomeno è un esagono di nuvole attorno al polo nord di Saturno, che è recentemente diventato visibile. Cassini è in orbita attorno a Saturno da 9 anni e noi stiamo seguendo questo esagono che circonda il polo nord. È più grande di 2 Terre ed è una corrente a getto vagante. Ma è stato inverno al nord, perciò non abbiamo potuto vedere cosa c'è al centro di questo esagono. Ma ora è primavera e quello che abbiamo trovato al centro dell'esagono è un uragano di Saturno. Questa è un'immagine presa direttamente sopra il polo nord, resa possibile dall'orbita del velivolo che ci sta portando sopra il polo. I venti soffiano a 480 km orari, cioè 4 volte la forza di un uragano. Le bianche soffici nuvole al centro sono grandi più o meno come il Texas. Possiamo usare dei filtri speciali per misurare l'altezza delle nuvole. Le rosse sono nuvole basse e le verdi nuvole alte. Lo chiamiamo uragano di Saturno perché all'occhio ha i forti venti, ma è diverso da un uragano terrestre perché è bloccato al polo nord. E diversamente da un uragano terrestre non c'è oceano al di sotto. Questo è uno dei puzzle che tenteremo di risolvere. Un fenomeno già osservato su Saturno dal Pioneer 11 nel 1979 e comune anche alla Terra sono le aurore boreali. Questi spettacoli di luci generate magneticamente sono ben più spettacolari su Saturno, alzandosi per centinaia di chilometri sopra i poli del pianeta. E diversamente che sulla Terra, dove questo spettacolo luminoso si attenua dopo sole poche ore, le aurore su Saturno possono brillare per giorni. Le aurore si producono quando particelle sfreccianti accelerate dall'energia solare entrano in collisione con i gas nell'atmosfera di un pianeta. I gas sono fluorescenti ed emettono lampi di luce a diverse lunghezze d'onda. Il telescopio spaziale Hubble
le sta osservando molto da vicino. Iniziato nel 2016, si concluderà nel 2017. Queste orbite ci porteranno su e oltre il nord, oltre i poli del pianeta. Stiamo di fatto per immergerci nel bordo più interno dell'anello D e nell'atmosfera superiore dello stesso pianeta. Così potremo apprendere come ha fatto Saturno dall'interno all'esterno. Studieremo il campo magnetico del pianeta, la massa degli anelli e otterremo un campione di un luogo che nessun veicolo spaziale ha mai visitato. Questa è una missione che non può essere ripetuta. Perciò vogliamo effettivamente approfittare di questa opportunità di osservare i cambiamenti stagionali sul pianeta. Urano ha ricevuto un solo viaggiatore dalla Terra, Voyager 2. Come gli altri giganti di gas, Urano ha un sistema di anelli, una magnetosfera e numerose lune. Ma qui le somiglianze finiscono. Le immagini di Voyager ci rivelano un'atmosfera senza tratti distintivi, senza pattern di nuvole né tempeste. Urano è diverso anche per il suo orientamento. È inclinato di lato. I suoi poli poggiano dove altri pianeti hanno il loro equatore. La sua magnetosfera è decentrata e inclinata, generando un insolito campo asimmetrico. Questo fa sì che l'aurora di Urano sia anch'essa ben fuori dai poli. Le osservazioni da Terra hanno mostrato cambi stagionali e un'aumentata attività climatica quando Urano si è avvicinato al suo equinozio nel 2007. La velocità dei venti su Urano può arrivare a 250 metri al secondo. Sebbene al momento non siano previste missioni verso Urano, sono state presentate varie proposte, anche congiuntamente da ESA, NASA e JPL, che prevedono sonde alimentate a energia solare e nucleare e una sonda a discesa atmosferica. È preferita la propulsione a ioni, che permette di inviare sul pianeta una massa più grande. Idealmente, una sonda potrebbe essere lanciata nel 2020 per una crociera di 13 anni verso Urano, ma essendo considerata una missione a bassa priorità, non sono ancora stati stanziati dei fondi. L'ottavo e ultimo pianeta nel nostro sistema solare è Nettuno, l'ultimo dei giganti di gas. Fatto di idrogeno ed elio, conserva tracce di metano che conferiscono al pianeta il suo bel colore blu. Anch'esso è stato visitato una sola volta da Voyager. Le dettagliate immagini prese in quell'occasione hanno rivelato nuvole bianche e una massiccia tempesta che ne turba l'atmosfera con venti supersonici. La tempesta ruota attorno al pianeta ogni 18 ore. E quindi esso ruota attorno al proprio asse come un grande ammasso di farina impastata ogni 16 giorni. Voyager ha anche identificato un sistema di anelli e confermato la presenza di 14 lune. Tritone è la più grande e si ritiene sia stata catturata dal pianeta dalla fascia di Kuiper. Voyager ha inoltre scoperto che il campo magnetico di Nettuno è decentrato e inclinato non diversamente da quello di Urano. Sia Urano che Nettuno sono stati poco studiati da vicino e sono state proposte varie missioni per colmare questa lacuna nella nostra comprensione di questi giganti di ghiaccio. La NASA ha valutato parecchie possibili missioni verso Nettuno, forse una sonda simile alla missione Cassini-Huygens, ma per ragioni economiche e altre ristrettezze nessuna finora è stata approvata. La missione Voyager verso i pianeti più esterni è stata sicuramente il viaggio della vita. Avendo incontrato Triton come l'ultimo mondo, gli scienziati non avrebbero potuto essere più soddisfatti.
Prossima fermata, Plutone. Quando New Horizons è stata ideata, costruita e lanciata, Plutone era ancora un pianeta. La retrocessione a pianeta nano non ha influito molto sull'indagine. Beh, come dire, la chiave della scienza planetaria è in realtà recarsi nei posti per avere la soluzione, avvicinarsi abbastanza per vedere davvero cosa succede. Vogliamo arrivare a distanza ravvicinata. New Horizons in realtà è la prima di una nuova generazione di navicelle spaziali che si concentrano su obiettivi specifici. Per questa missione le domande sono due. Che aspetto hanno Plutone e Charon e di che cosa sono fatti? Dobbiamo essere molto metodici e capire che dobbiamo concentrarci sulle domande principali e progettare gli strumenti per rispondere a queste domande. New Horizons è stato costruito leggero e lanciato su un razzo potente che ha infranto tutti i record di velocità, lasciando la Terra con una traiettoria di uscita dal Sistema Solare a 16,26 km al secondo. Il veicolo ha superato l'orbita della Luna in sole 9 ore, quindi ha viaggiato per un solo anno fino a raggiungere Giove, dove ha ricevuto una spinta di gravità che ne ha aumentato la velocità di 2 km al secondo, riducendo il tempo di viaggio fino a Plutone di 3 anni. New Horizons è stata la prima a visitare il pianeta nano e Charon, la sua luna più grande. Plutone ha mancato uno dei tre criteri per restare un pianeta a tutti gli effetti. Non ha ripulito le proprie vicinanze orbitali. Plutone fa parte della fascia di Kuiper e non è l'unico pianeta nano che vi si trova. Ecco un'immagine di Plutone nel punto di massimo avvicinamento. Resta pur sempre un tesoro di domande scientifiche e si spera di risposte sulle origini e l'evoluzione del Sistema Solare. Dal passaggio radente di Plutone fin nelle profondità sconosciute della fascia di Kuiper, gli oggetti più numerosi sono i pianeti nani di ghiaccio, che creano questa regione a forma di ciambella ai bordi del Sistema Solare. È un po' come la fascia di asteroidi, ma molto più grande. Ha centinaia di volte più oggetti che la fascia degli asteroidi. La navicella visiterà alcuni di questi oggetti nel suo viaggio. Una volta che hai l'orbita e sappiamo dov'è la navicella e dove sta andando, possiamo calcolare quanto carburante necessiterà il veicolo per arrivare fino a quegli oggetti. Dopo accuratissimi calcoli, sembrava che avremmo dovuto bruciare i motori per mancare l'oggetto. Il che è un concetto abbastanza intrigante. È una buona cosa aver guardato, perché non vorresti mai scontrarti con uno di essi. Sono chiamati classici. Praticamente, essendo esistiti già 4,5 miliardi di anni fa, sono dei piccoli fossili. Il che è incredibile. Non abbiamo idea di che aspetto abbiano. New Horizons continuerà a esplorare il Sistema Solare esterno fino al 2026. Di altre missioni, quali Ulisse, Galileo e Cassini. Ognuna ha aggiunto un tassello al mosaico di Giove e della sua violenta atmosfera. Mi chiamo Amy Simon Miller e studio le atmosfere dei pianeti gioviani. Il tempo su Giove è limitato a uno strato sottile lassù nell'atmosfera. Quello che vediamo guardando Giove è la parte superiore delle nuvole. Una cosa che si vede nella parte meridionale della regione equatoriale sono piccole nuvole a forma di V, chiamate galloni, e volevamo capire come si muovono nell'atmosfera. Secondo noi i galloni sono dei semplici... Nella fredda e scura estensione del nostro Sistema Solare, oltre la fascia di asteroidi, si trovano i pianeti giganti. Alcuni sono visibili a occhio nudo, altri sono stati scorti solo una volta da una sonda di passaggio. Invieremo nuovamente delle telecamere ai limiti del Sistema Solare, che ci daranno nuove prospettive sull'evoluzione del nostro mondo.
Pioneer 10 e 11 hanno fatto il primo passo. Ci buchi nelle nuvole, delle semplici aree nelle quali non vediamo nessuna nuvola luminosa. La missione Cassini è volata nei pressi di Giove all'inizio dell'anno 2000 e, trattandosi di un passaggio radente a corta distanza, siamo riusciti a riunire queste immagini e ricavarne dei filmati. Nell'osservare questi video abbiamo visto delle onde raspi che hanno provocato una serpentina nord-sud in una corrente a getto a sud dell'equatore. Con i nuovi filmati, invece, ci siamo concentrati sui punti caldi. Questi sono unici perché riteniamo ci sia un'onda raspi simile a quella individuata in precedenza, ma invece di un'onda raspi che si muove da nord da sud si muove su e giù. Passaggio attraverso la fascia degli asteroidi, aprendo la strada alle importanti missioni Voyager. Queste due sonde hanno fatto il grand tour del sistema solare esterno prima di scivolare nello spazio interstellare. Giove, il primo e più grande dei pianeti esterni con il suo cielo incandescente, ha ricevuto le fuggevoli visite